Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova e ultima puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con Cole che ha fatto missioni per trovare, cercare e infine distruggere la raggiosfera. Cosa che siamo riusciti... Zitti per favore, sto parlando. Dicevo, alla fine ci siamo riusciti a distruggere la raggiosfera facendo scomparire anche John in questo. E mi è arrivato un commento davvero bello che... non ho fatto in tempo a rispondere, infatti probabilmente gli risponderò prima che questo video vada a caricarsi, che mi diceva, io avevo la curiosità, chissà cosa succede se da karma buono come siamo adesso, tu vai a decidere di potenziare Cole con la raggiosfera, cosa che magari è sensata da un certo punto di vista, ma ovviamente è una scelta cattiva, perché attivare la raggiosfera vorrebbe dire creare un'altra esplosione che avrebbe ucciso moltissime altre persone. Ovviamente John si sarebbe messo in mezzo comunque, sarebbe morto lo stesso e molto probabilmente Cole non avrebbe ricevuto nessun tipo di potenziamento, ma questo ragazzo mi ha detto che giustamente se tu fai tutte queste azioni Cole passa immediatamente da così a così, passa immediatamente a infame. Ed è una cosa di gameplay incredibile. Certo, nessuno lo saprebbe perché tanto alla fine non molte persone se ne sarebbero potute rendere mai conto. Cioè, nel senso, chi avrebbe mai collegato che un'altra esplosione sarebbe stata ricollegabile alla stessa persona che ha fatto di tutto per salvarli? Giustamente, però... le persone sono malfidate in un periodo del genere, quindi ovviamente il primo a cui sarebbero arrivati a pensare ovviamente sarebbe stato comunque e sempre Cole. Io prima di fare quest'ultima missione ho fatto giustamente un po' di missioni secondarie, giusto un po' anche per togliere di mezzo tutta la gente cattiva che continua a spararci e... diciamo che ho preso un po' i potenziamenti quelli più utili, ho aumentato lo scudo, ho aumentato il razzo, diciamo che tutto ciò che per un'ultima battaglia ci può servire l'abbiamo preso. Infatti la saetta ce l'abbiamo, l'onda d'urto ce l'abbiamo, il sovraccarico esplosivo, per carità non è male, però l'abbiamo usato 3 volte in croce, cioè sarei più tentato dell'arco di fulmini, ti dico. L'arco di fulmini è veramente un'abilità molto più bella. Peccato che sia solo karma negativo. La granata impatto l'abbiamo aumentata, il martello megawatt l'abbiamo aumentato, il salto tonante... non è che ne avessi così tanto bisogno, infatti non l'ho toccato. Il riduzione dei danni è la prima cosa che ho fatto e la riduzione dei danni io non ne vedo. La mischia idem l'abbiamo usata relativamente poco. Nel primo capitolo mi sono reso conto di quanto la mischia non sia, ti dico, fondamentale, certo, perché alla fine comunque un pochino ne picchi, ma veramente pochi. In Infamous 2 la mischia è molto molto più... utile e anche utilizzabile. L'elettrodrenaggio al massimo, muro della popolarità, per quanto utile sia, però ce l'abbiamo al massimo, impulso vitale, e le lame gigawatt, che anche questo in realtà io non ho capito il perché del potenziamento, perché in teoria già dal primo, come dire, dal primo potenziamento noi già shottavamo chiunque. Quindi non capisco il potenziarlo al massimo, cioè forse con, non lo so, i conduit, quelli che magari ci vogliono molti più colpi a tirarli giù, non lo so. Comunque ormai tutto quello che c'era da fare l'abbiamo fatto. Cole, diciamo, è pronto, possiamo finalmente tornare dove tutto ha avuto inizio. Possiamo tornare nel luogo dell'impatto. Dove Cole si è risvegliato, tutto fumante, tutto bruciacchiato, ma con i suoi nuovi poteri. Avviamo l'ultima missione, la verità. Qui, di nuovo dove tutto ha avuto inizio. Temevo che non saresti sopravvissuto all'esplosione. Eh già. Invece stavi bene, più che bene in effetti. Ora ricordo la tua voce. Tu eri lì dopo l'esplosione della bomba. Sono sempre stato lì, Cole, a ogni passo della tua vita. Aia, che dolore! Mi ha lanciato delle granate di fuoco.
Merda, mi sono... mi sono autocolpito. Vado di sovraccarico. Tua madre si vergogna di te. Dici alla gente che sei un insegnante. Va bene, Kessler. Dove sei? Dove sei? Dove cazzo è? Tua madre si vergogna. Ah, stronzo. Mente. Dici alla gente che sei un insegnante. Nessuno può avere stima per un corriere. Ma stai zitto. Il corriere è il più figo di tutti. Aia. Da dove è uscito quel colpo? Aia. Che è successo? Te la caverai, Kessler. Che cazzo è successo? Sei un debole, un disastro. Ma perché tutto non va? Questo non è servito a niente. Ma scusami, ho fatto tutta la X e non è andato mai. Levagli le mani di dosso. Grazie Zig di essere tornato. Penso io il pallone gonfiato. Questo non riguarda te, grassone. Aia, che dolore. Nessuno potrà salvare questa volta. Non farai più spiritoso. Quando ti avrò preso a calci. Non andrai da nessuno. Ancora! Aia! Ma dai, ma mi hai appena teletrasportato e già mi ha attaccato! Vabbè, però scusami, non mi hai fatto neanche muovere. Che cazzo! Da nessuno. Ancora? Ma dai, ancora! Ste granate sono la cosa peggiore di Kessler, devo essere sincero. Ma dove credi di andare? Sinceramente, lontano da te e dalle tue stupide granate. Ancora, ma basta! Madonna mia, ste granate quanto mi stanno sul culo! Stai zitto, Kessler, ti spacco la faccia. Il tuo vecchio teneva una foto di Trish nel portafoglio. Diceva a tutti che era la figlia che non aveva mai avuto. Lo sapevi questo? Ok, il robottino è andato. L'orrido figlio di puttana. Due robottini andati. Aia, ancora. Ma l'avevo evitato, dai. Non così. No, dai, l'avevo preso. Vabbè, almeno ho distrutto il robottino. Non è vero, ancora lì. Ancora. Madonna mia, sto colpo ad aria è terribile. E adesso evoca pure i cloni.
No, e tu? Allora, a parte la prima sconfitta, devo essere sincero, siamo andati molto bene. Affronta il tuo destino, Cole. Sì, ma basta continuare a spostarmi qua, Kessler, basta. Ste granate del cazzo, mamma mia. No! Le bombe! Devo liberarmi. Ormai non puoi più scappare. Dei robottini. Dai che ti ho preso, sei una bugia con le scarpe. Madonna mia, sti robottini delle palle. Andato anche l'ultimo robottino, Kessler. No, ce n'è ancora uno. Cazzo di... Dov'è il robottino? Bastardo. Beh, almeno la sua barra della vita è finita. Ma non riesco. Oh, che palle. Prima non me l'ha fatto fare. Maledetto. Io mi sono tenuto il sovraccarico karmico per tutto il tempo del gioco. Alla fine non mi è servita una sega. Volevo usare un colpo tutto il tempo così su di lui. Non ha mai funzionato. Guardai Kessler, compiacendomi della vittoria. E lo sentì sussurrare. Trish, ti amo. Ti prego, perdonami. Poi mi fu addosso, le dita premute sulla mia faccia. Mentre i segreti di Kessler passavano nella mia mente, finalmente cominciai a capire. Vidi la sua nemesi, la bestia intenzionata a estinguere ogni vita. In quei primi tempi Kessler avrebbe potuto usare i suoi poteri. Invece fuggì con la famiglia, lasciando gli altri a difendersi da soli. Braccati per anni, Kessler e la sua famiglia videro il resto del mondo andare all'inferno. Finché non fu tardi. Tardi per lottare, tardi per salvare chiunque. In quel momento di dolore e fallimento, ricorse al suo potere più nuovo e terrificante. Un viaggio di sola andata indietro nel tempo, nel tentativo di riscrivere la storia. Kessler prese il controllo dei primogeniti e accelerò lo sviluppo della raggiosfera. Decenni passati a preparare l'esplosione, a organizzare la quarantena, a trovare me. Eppure ciò che lo faceva andare avanti, il solo legame di Kessler col passato, era una foto del suo matrimonio. Di quando sposò Trish con Sick come suo testimone. La mia mente vacillò. E i brividi. Non accettava che Kessler e io fossimo la stessa persona.
che avesse viaggiato nel tempo per fare di me il salvatore che lui non era stato, arrivando persino a uccidere la donna che amava, che io amavo, per liberarmi da qualunque legame affettivo. Sì, Kessler mi voleva forte, spietato, così che nell'affrontare la bestia avrei potuto prendere decisioni impossibili solo per il bene comune. Poi Kessler cadde, morto. Il suo ultimo messaggio, il mio ultimo messaggio, mi bruciò nel cervello. Lanciò un ultimo sguardo a me stesso, al futuro me stesso, e mi volto, mentre la rabbia mi ribolle dentro. Detesto tutto di Kessler, ma quando verrà il momento, io sarò pronto. Bello. Capolavoro PS3, mamma mia. Mamma mia, veramente bello. Veramente, veramente bello. Film su, no? Complimenti, assolutamente. È uno dei migliori giochi PS3 che abbia mai giocato. Assolutamente. Compreso il secondo capitolo. Veramente belli, tutti e due. Ora ho solo un dubbio, in realtà. Nel 2, Moya si fa rivedere? Sai che non mi sembra? Sto ricordo un attimo vago, ma non mi sembra la risentiamo mai. Credevo che questa fosse la fine, che non appena Kessler invece... e la raggiosfera fossero spariti, la mia vita sarebbe tornata alla normalità. E invece ma no. Ora capisco che questa è la mia vita, che non si può tornare indietro, che il dono di questi poteri sarà il mio fardello finché non morirò. La gente di questo posto mi adora, ma quanto durerà? Cosa accadrà la prima volta che daranno per scontato che io sarò lì per loro e non ci sarò? Non so neppure di chi fidarmi. Moya è ancora in giro ad architettare Dio sa cosa. E Zeke? Non so che pensare. Non sono mai stato così solo. Ahimè, Cole. Non sarai mai solo finché avrai me. Insomma, diciamo che questo è un messaggio del gioco. Post missione finale. Congratulazioni, hai completato Infamous. Sentiti libero di girare Empire City, recuperare frammenti dell'esplosione, completare missioni secondarie sospeso e sbloccare gli altri trofei. Ci sono altri trofei che otteniamo solo a livello di difficoltà superiore, oltre che altre missioni secondarie da giocare e altri poteri da acquistare giocando con il karma a posto. E ben lo so, e infatti stavo dicendo, questo è un messaggio. Come la verità ti hanno reso più malvagio, ma scusami. È un messaggio appunto del gioco che ti dice... Il gioco tu l'hai completato, ma ti faccio vedere questo filmato perché ci sono altre cose da fare. Ho sentito un rumore. Ma quelle ruote stanno ancora andando! Ma com'è possibile? Ovviamente le missioni secondarie non stiamo qui a farvele vedere tutte perché sono tante. E soprattutto, già una buona parte, alcune le ho fatte ovviamente off screen per fare un po' di punti esperienza. Ma vabbè, se c'è da completare la città la completerò in un secondo momento. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. È stata veramente... una bella serie, questa non voglio negarlo, mi è piaciuta molto di più di Prototype 1. Non che Prototype 1 non abbia delle cose positive, anzi, Prototype 1 è molto bello. Sotto molti aspetti, diciamo, si facevano veramente concorrenza questo e Prototype. Però a livello di storia, questo mi ha dato molto di più, mi è piaciuto molto veramente, veramente di più. Quindi signori, vi ringrazio a tutti, noi ci vediamo alla prossima serie, Infamous 2. Ciao a tutti!